il voler sensibilizzare le generazioni presenti, ma come le generazioni future, ad avere il coraggio di parlarne. Le persone, rispetto all'infezione da HIV, vivono lo stigma, il pregiudizio, hanno paura di dirlo. L'HIV purtroppo è ancora un tabù. Il silenzio, l'ignoranza e la paura uccidono molto più del virus. Il 1° dicembre è la giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Abbiamo fatto un po' di domande per capire a che punto siamo. L'HIV e l'AIDS sono la stessa cosa? HIV e AIDS non sono la stessa cosa. Mentre l'HIV è un virus che si trasmette soprattutto con rapporti sessuali non protetti. L'AIDS invece è una malattia, la malattia dell'immunodeficienza acquisita, che compare dopo alcuni anni da infezione HIV e che può portare alla morte. Grazie ai farmaci però, una persona HIV positiva può non sviluppare mai l'AIDS e vivere a lungo come le altre persone. Quindi di HIV non si muore, ma di AIDS sì. C'è ancora rischio di contrarre l'HIV? Assolutamente sì. Nel mondo ci convivono 39 milioni di persone. 130.000 persone in Italia e ogni anno le nuove diagnosi sono circa 3.000. Allora non c'è solo il Covid. Il Covid è al centro delle notizie, è al centro della nostra vita quotidiana. Purtroppo l'emergenza sanitaria del Covid-19 spinge ad occupare quasi tutte le risorse per contrastare il coronavirus. Ma il virus HIV continua a circolare. È molto probabile che tra familiari, conoscenti e amici ci sia qualcuno che l'HIV lo ha. Il fatto è che non ha il coraggio di dirlo. Perché c'è un forte stigma e ci sono dei forti pregiudizi che pesano sulle loro teste. Il voler sensibilizzare le generazioni presenti, ma come le generazioni future, ad avere il coraggio di parlarne. E soprattutto raccontarsi in maniera così intima di avere l'HIV. Magari le persone pensano anche attraverso un bacio, una carezza o la frequentazione di ambienti comuni tipo palestre, piscine. L'ignoranza crea una diffidenza. Il silenzio, l'ignoranza e la paura uccidono molto più del virus. U uguale U U uguale U. Posso fare sesso con una persona con HIV? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. È in sicurezza, perché se un partner segue la terapia e non ha una carica rilevabile, allora non si trasmette il virus. Quindi può fare l'amore, avere dei figli, può vederli invecchiare, può fare una vita pressoché normale e non mettere la vita in pericolo a nessuno. L'amore è il motore della vita, quindi facciamo attenzione. Ci sono i farmaci che ti possono aiutare ad avere una vita normale. Noi diciamo basta al pregiudizio, stop allo stigma. L'unico modo per capire se hai l'HIV è fare il test. E allora fai il test. 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 Io lo faccio in italiano. Yes. U uguale U. Undetectable equals untransmittable. Undetectable equals untransmittable. Undetectable equals untransmittable. Undetectable equals untransmittable. U uguale U. L'unico modo per scoprire se hai l'HIV è fare il test. Fermiamo la catena. Fai il test.